tutti dall'assonomatica.com, sito di vendita online, giochi di prestigio e mazzi per prestigiatori. Oggi siamo in compagnia del nostro amico Federico, che andiamo a salutare, e che si è voluto acquistare un bel mazzo di Masterpiece. Non avendo mai aperto questo mazzo di carte in particolare, abbiamo deciso di aprirlo in diretta, diciamo, con voi, e farvi partecipi delle prime impressioni che ci ha dato. Lo trovate in vendita naturalmente sul mio sito e il link ve lo lascerò in descrizione. Ha delegato a me l'apertura vera e propria del mazzo. Innanzitutto ha un bellissimo astuccio molto ben decorato, e sul retro spicca questo bellissimo pavone dorato disegnato a righe fini, molto molto carino, ed è della Bocopo, per cui la stessa marca di carte, presumibilmente anche la stessa qualità delle Steel, per capirsi. So che non sono carte da gioco, ma sono già carte da collezione, sono molto artistiche. Innanzitutto, da che parte andiamo ad aprirla? Non funziona mai, in diretta l'apertura di un astuccio è la cosa più difficile. Guarda tutte le altre recensioni che fa tutte le altre persone, a un certo punto c'è un taglio, arrivati a questo punto qui, e poi si riprende con l'astuccio aperto. Ma noi, guarda, ma che non in diretta. Tac, ce l'abbiamo fatta. Oh, di bello oltretutto è che questo mazzo non ha il bollino, che è una cosa che non sopporto, poi ti rimane sempre l'appiccicoso. Sì, esatto. E andiamo finalmente ad aprire, per cui lasciamo a te ora l'onore. Allora, innanzitutto prima cosa ci andiamo a proporre? Pubblicità. Pubblicità, Bocopo, la classica B con la pubblicità della ditta. Come fase 2. Come nelle Steel, una carta con un dorso di altre carte della Bocopo. E poi arriviamo finalmente al nostro dorso. Al dorso. Che già conoscevamo. Esatto, molto artistico, molto colorato. Guarda che bello che è, in effetti quando si parla di carte artistiche, già queste per il cardist sono, diciamo, l'ideale. Allora, le facce? Dai, portiamo. Portiamo. Ecco. Prima è un asso di cuori. E qua andrebbero viste quasi tutte, che so io, ognuna è diversa dall'altra. Tutte diverse. Dai, facciamo una carrellata. I giochi sono identici o cambiano anche qua? No, sono diversi. Uno è un po' più colorato, uno un po' più scuro. Ah, guarda, se lo metti così viene fuori un'unica cosa. È un cervello umano. Un cervello umano, sì. Esatto, una parte mezzo colorata, mezzo rossa. Esatto. Ah, vedi, è una mappa delle idee. Da cui del cervello, vedi che partono. Adesso ve lo mostro attaccato così, guardate che roba particolare, anche qua c'è un'idea dietro, come si può notare, nel caso specifico del cervello umano, che partono tutte le idee, le formule matematiche e cose di questo genere qui. Mostriamo tutte quante una alla volta. Qua abbiamo l'asso di picche. Oh, l'asso di picche. Veramente molto bello. Ma veramente da passarselo questo... Sì, con calma, e dare un significato a tutte quante, per gli amanti della storia come me. No, ma ognuno poi riprende anche degli stili passati, cose differenti, c'è il fantasy, c'è il metal, c'è gli stili classici, le vecchie carte. L'asso di quattro è bellissimo, un drago. Tutti gli indici sono diversi. Ti dirò, sono inutilizzabili da un punto di vista magico, ma secondo me per far caso tra il dorso e le facce, dopo ti puoi fermare a fare quello che vuoi, insomma. La carta siciliana, qua abbiamo il jack di quadri con due elefantini. Questa bella, è stupenda, due giraffe, bellissima. Sono veramente un'opera d'arte sotto forma di mazzo. Eh sì, qua ogni carta è un quadro. Nativi americani. Nativi americani, ecco. Sarà una delle recensioni più lunghe mai fatte, perché effettivamente di solito dici i semi sono standard, figurano un po' il colore così, qua ce n'è da discutere per mesi. Andiamo dai Viking. Sono carrellata veloce, ma ve le mostriamo un po' tutte, perché veramente ne vale la pena. Sono quelle tutte colorate, quelle in bianco e nero. Sì, guarda, esatto. Anche queste qua sporcate, questa anche con anticarte. Bellissime. La carta che viene fuori dalla macchina da scrivere sembra un sette di cuori, Adesso sei notato, guarda che bello. Sì, come qualità comunque, non sono plastificati, insomma. No, la Bocopo fa carte serie di solito, sì. Non è che... Abbiamo finito con l'ultima mongolfiera, questa l'ho vista spesso su Instagram. Su Instagram? E beh, questa è per chi ha un canale Instagram, va avanti per un bel po' fare... Passo di foto per andare avanti due mesi. Per chi ama, diciamo, farsi vedere e vuole qualcosa che sia non soltanto un semplice mazzo di carte, ma veramente un'opera d'arte, direi che Masterpiece è il mazzo che fa per voi. Ringraziamo Federico per averci fatto compagnia in questa recensione. Grazie a te.
Saluti Fede, ciao da Max, e alla prossima.